Grazie, buongiorno. Ed è davvero una grande gioia per noi come azienda sanitaria ospitare oggi, vi do il benvenuto a tutti, questa giornata importante, questo momento per noi straordinario, anche il risultato di un lavoro che, come dirò, è stato condiviso, l'azienda è stata una delle promotrici di un'iniziativa, ma che è ovviamente un lavoro collettivo e corale di tutti coloro che sono qui oggi a firmare questo manifesto. L'hospice di Villa Speranza è un hospice di identità cattolica cristiana, nasce dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, proprio per questo che nonostante questo, da sempre con l'attenzione delle persone si cura il massimo rispetto delle appartenenze spirituali, chiamiamole così, e religiose. Abbiamo lavorato molto sulla scelta delle parole e abbiamo detto che questo è un manifesto interreligioso, d'accordo, ma dei percorsi di fine vita. Non un atto solo di morire, ma il percorso che fa concludere una vita. E se una vita è degna, deve concludersi in un modo degno. Quello che ci ha sostenuto come esponenti delle fedi è proprio questo, dare dignità alla persona. Alla persona e alla sua famiglia, il rispetto. A Roma è stato possibile fare ciò che a Boston non è stato possibile fare. Io questo lo dico perché poi i problemi sono tanti, l'attenzione mediatica, diciamo, giusto, a volte, diciamo, mette più in luce gli aspetti di criticità e meno, diciamo, gli aspetti di grande potenzialità umana. Primo diritto. Diritto di disporre del tempo residuo. Ogni persona ha il diritto di conoscere ed essere reso consapevole del suo percorso di cura e del possibile esito, secondo i protocolli terapeutici più aggiornati, affinché possa gestire la propria vita in modo qualitativamente soddisfacente, anche in relazione alla propria spiritualità e fede religiosa. Secondo diritto. Il diritto al rispetto della propria religione. Ogni persona ha il diritto di comunicare la propria fede religiosa alla struttura sanitaria affinché possa essere rispettata in conformità alla normativa sulla privacy. Io mi sento solo di dire questa interessantissima mattinata. L'assistenza infermieristica si realizza nella relazione con l'altro e nell'incontro con l'altro, nell'incontro con la persona che l'infermiera di fronte, con il suo assistito, l'infermiera per etica, per deontologia, questo è sancito anche nei nostri codici deontologici, in tutti i codici deontologici, compreso quello che stiamo attualmente vedendo, che sarà pronto fra un paio di mesi, l'incontro con l'altro presuppone sempre il rispetto di chi si è di fronte, rispetto per le sue scelte di vita, rispetto dei suoi valori, rispetto dei suoi credi religiosi, rispetto dei principi, dei valori a cui ispira la propria vita. Questa sia un'iniziativa veramente bella e interessante, appunto perché prima di tutto partiamo dalla base, cioè il confronto e il dialogo tra realtà che sono completamente diverse e che nell'immaginario collettivo sono viste come realtà che hanno poche occasioni di confronto e di punti di contatto. E scegliere questo punto di contatto, cioè quello del fine vita, per discutere e confrontarsi, secondo me è pregevole ed è un momento di crescita della società. Ho letto il manifesto, ho letto i principi che avete indicato nel vostro manifesto e li condivido totalmente. E poi, insomma, ne parlavo prima con alcuni di voi, sta a vedere naturalmente come si devono declinare e concretizzare. Detto ciò, il Ministro della Salute è assolutamente a disposizione per qualunque tipo di confronto con voi, poi magari in una sede più adatta evidentemente al reciproco ascolto. Però ecco, io volevo lodarvi, insomma, senso, perché la trovo una cosa veramente, non lo faccio per piaggeria, chi mi conosce sale, non sono una persona che insomma va per le vie sottili quando deve dire quello che pensa, invece trovo che sia veramente una cosa molto bella, non so da chi è partita e da come è partita, ma quello che è importante è che siate arrivati oggi qui e che poi soprattutto proseguiamo insomma in questa
direzione. Da parte mia c'è una grande sensibilità sia personale, ma anche come esponente, insomma, politica e per il ruolo che svolgo all'interno di questo governo. Quindi ovviamente ascolterò e leggerò poi i risultati dei vostri, del vostro confronto odierno, su cui da noi abbiamo veramente tantissime aspettative. Grazie davvero veramente per avermi voluto coinvolgere. Grazie.